Arriva in diretta la notizia della morte di Liliana Resinovic, una donna fino a quel momento scomparsa nel nulla. C'è un'ultima ora perché da pochissimo è stato trovato un corpo alla periferia qui di Trieste avvolto in un sacco nero, e quando abbiamo appreso questa notizia noi eravamo proprio in compagnia di suo marito Sebastiano, che è qui con noi in questo momento ed è scosso. Mi è crollato il mondo e ho questa speranza. Era il 5 gennaio scorso, è così che si apre il giallo di Lilly. Da quel momento il caso diventerà il più coinvolgente degli ultimi anni. Lilly era scomparsa la mattina del 14 dicembre, inghiottita dal mistero. Il suo corpo ritrovato nella boscaglia del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Era coperto da due sacchi neri della spazzatura, ma non solo. Aveva la testa infilata in due sacchetti di nylon, di quelli che si usano per la frutta e la verdura. Erano legati alla gola. Ed è proprio in quel momento che nel giallo di Lilly entrano in scena due protagonisti. Da un lato Sebastiano Visintin, suo marito, dall'altro Claudio Sterpin, il suo amico speciale, l'uomo con cui la donna aveva una storia e con il quale aveva deciso di andare a vivere. Due uomini nella vita di Lilly, e da quel momento iniziano accuse incrociate, dubbi e sospetti l'uno contro l'altro. Il primo, Sebastiano, che il giorno della scomparsa della moglie ha lanciato l'allarme a tarda sera. Lei ha ricostruito su questo foglio tutti i suoi movimenti. Sì, sì. Io ho un alibi perfetto. Non posso aver fatto del male alla mia signora, perché era la cosa più preziosa che ho. Claudio, invece, sin dal primo istante si è preoccupato del silenzio di Lilly. Relazione affettuosa tantissimo, punto. Lei avrebbe voluto continuare a non lasciare il marito in braghe di tela, perché io gli ho detto, guarda che io ti duro poco. Lo so, gli ho detto, però io se riesco a stare con te un anno o perfino di meno, ho coronato il sogno della vita. Il caso della morte di Lilly ancora oggi è avvolto nel mistero, un caso che non può ancora essere archiviato. Ed è difficile credere all'ipotesi del suicidio. Liliana aveva progetti, amava la vita, parlava con Claudio del loro futuro, cercava su internet un modo per divorziare senza un avvocato, cercava persino un appartamento più piccolo per suo marito. Troppe le cose che non tornano. Al momento solo una cosa è certa: Lilly è morta per scompenso cardiaco acuto. Sul caso si continua ad indagare e le novità importanti si attendono per le prossime settimane.